Il Museo di Poeta Arsa custodisce quel grande momento che fu l'eccidio di Pietrarsa, operai, generazioni di operai che si sono succedute nelle grandi officine industriali di Pietrarsa e soprattutto quel periodo dove le maestranze campane napoletane hanno dimostrato, 20 anni prima delle grandi industrie del nord, hanno dimostrato il grande ingegno, la grande sapienza. Dedicare nel luogo della storia della lotta operaia della nostra città, cioè il quartiere San Giovanni, un luogo a coloro che furono ammazzati perché difendevano il lavoro, volevano un'equa retribuzione, volevano che lo sciopero fosse diritto, insomma che non volevano già nel 1863 stare con il cappello in mano. A Pietrarsa, il 6 agosto 1863, ci fu la prima strage di lavoratori dell'Italia Unita. Furono uccisi 4 operai, Luigi Fabricini, Aniello Marino, Domenico Del Grosso e Aniello Olivieri, ferendone gravemente altri 20 perché manifestavano per la riduzione dell'orario di lavoro e perché non gli veniva pagato lo stipendio. Un episodio mai abbastanza ricordato nelle memorie dell'Italia, dove si festeggia il 1 maggio in ricordo di fatti avvenuti 25 anni dopo negli Stati Uniti. Il Comune di Napoli oggi dedica un ricordo stabile ai martiri di Pietrarsa, intitolando loro un largo nei pressi del Parco Massimo Troisi a San Giovanni a Teduccio. Sì, questo luogo l'abbiamo dedicato ai martiri di Pietrarsa, all'eccidio, al 1863, ai primi lavoratori che, pagando con la propria pelle, intendevano difendere il diritto al lavoro, a un lavoro dignitoso, a un'equa retribuzione. Quindi onore ai lavoratori meridionali che sin dall'inizio dell'Unità d'Italia hanno lottato per i diritti.